Dopo 10 anni la famosa risposta che più volte abbiamo chiesto è arrivata da parte parlamentare, ed è una risposta favorevole. È chiaro che ci sono dei passaggi ancora che riguardano la firma da parte del Capo dello Stato e la pubblicazione in gazzetta, quindi attendiamo anche questi ulteriori passaggi che comunque vanno fatti e ad oggi, però prendiamo atto del voto favorevole del Parlamento. È soddisfatto, ma preferisce rimanere cauto il sindaco di Sappada, Manuel Pillerhofer, pochi minuti dopo il sì della Camera, che di fatto decreta il passaggio del suo comune dal Veneto al Friuli. Fino a quando l'iter non verrà chiuso dagli ultimi passaggi, il primo cittadino preferisce non sbilanciarsi, anche perché, spiega, rimangono in piedi i presunti vizi costituzionali. È anche vero che se sono state passate due commissioni, sia Senato che Camera, che avevano quel compito, cioè valutare se l'iter era a livello costituzionale a posto. Adesso un ribaltamento sarebbe probabilmente a questo punto, per dove siamo arrivati, veramente una beffa. Inevitabile che il caso Sappada rappresenti un precedente per altri comuni montani di confine e che venga a crearsi un effetto a catena. Il fatto che ci siano tutti questi referendum dimostrano che probabilmente la montagna ha delle problematiche che andrebbero affrontate in maniera generale. E sul possibile effetto a catena parla anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando il voto alla Camera. Oggi se ne va Sappada, domani sarà Cortina d'Ampezzo, poi chissà, a Roma si continua a banalizzare, continua il governatore. Si pensa che la cura, che sarebbe l'autonomia, si possa sostituire con amputazioni ad hoc. I comuni che ci chiedono di andarsene, conclude Zaia, lo fanno solo verso Friuli e Trentino. Nessuno ci chiede di passare in Lombardia o in Emilia-Romagna. Bisognerebbe spiegare il perché. Intanto, con 257 voti favorevoli, vengono accolti con soddisfazione anche dai sappadini. Friuli Venezia Giulia un po' più di attenzione per la montagna. È l'unica cosa che dico io. I politici del Friuli conoscono dov'è Sappada, i politici del Veneto non sanno manco dov'è. Ci sentiamo friulani, come la storia porta, poi Sappada è stato nel Friuli fino al 1850, no? In Friuli diventeremo sicuramente uno dei 5 poli turistici. E sicuramente avremo un'importanza che in questo momento in Veneto non abbiamo.